Siamo al castello di Pralormo, dimora della nostra famiglia fin dal 1600 e soprattutto vorremmo dare risalto al nostro percorso continuo di restauro che in questa nostra amatissima casa ci ha impegnato ormai da quasi 50 anni. E in particolare nel 2005, proprio alla vigilia delle Olimpiadi, abbiamo avuto quest'idea di aprire al pubblico alle visite all'interno del castello, mentre prima era aperto solo il parco. E però volevamo fare una visita diversa dal solito, in quanto il fatto della continuità della stessa famiglia per più di 400 anni ha fatto sì che si sia conservato tutto e di ogni cosa noi sappiamo il significato e anche l'utilizzo. Ci è venuto in mente quindi di restaurare, di iniziare il restauro della zona delle antiche cucine e cantine, che era una zona abbandonata dal 1940, in quanto si volevano cucine più moderne e mia suocera aveva fatto fare una cucina speciale e quindi queste cucine antiche e le cantine erano diventate dei ripostigli e dei magazzini in cui non si riusciva quasi neanche ad entrare. E io sono sempre stata molto curiosa e intrigata da qualsiasi cosa io veda, voglio sapere a cosa serve e mi ha affascinato fin da subito il percorso di restauro di questa zona. E a partire dalle cantine, infatti la visita inizia dalle cantine, si vedono i vecchi cassoni detti arbi in piemontese dove si pigiava il vino con i piedi, ma c'è anche una veduta della zona, noi li chiamiamo i magazzini del restauro, in cui ci sono vecchie tegole, vecchie coppi, delle sagome per lo stucco, quindi tutto materiale preziosissimo per i nostri restauri. Dalla cantina si sale in un grande spazio che noi definiamo acqua, fuoco e luce, in cui raccontiamo l'evoluzione con tutti gli oggetti trovati nelle nostre soffitte. Si passa quindi all'anticucina, nell'anticucina ci sono tutti i servizi di tavola di porcellana che venivano scelti dai nostri antenati a seconda dell'importanza dell'ospite e sono pieni di oggetti curiosi, oggetti strani che abbiamo ritrovato e di cui abbiamo trovato il significato attraverso questi cataloghi per corrispondenza che si usavano già allora per ordinare le varie attrezzature. E la cucina è molto grandiosa, è uno spazio luminoso e ha tutte le zone, la zona del pasticcere, la zona della cottura, la zona del lavaggio e la zona delle dispense. E la brigata di cucina era di 5 persone e erano tutti specialisti, ad esempio uno degli chef era pasticcere, ci sono tutte le attrezzature di pasticceria. Le pentole di rame si può vedere come erano, in che stato le avevamo trovate, come sono adesso. Anche tutti questi cestoni avevano tutte vecchie pentole, batterie di cucina. E questa immagine fa vedere come erano gli spazi, tutti scrostati, quindi abbiamo ridato le tinte, tutte tinte a calce, ad esempio tutto bianco. E poi ci sono zone con attrezzature speciali, la zona per il caffè in cui si vede la tostatura del caffè con vari tipi di marchingegni e poi c'è anche la ghiacciaia in cui si mettevano i blocchi di ghiaccio per tenere i cibi e la conservazione. È stato interessante, abbiamo imparato moltissime cose, il pubblico apprezza moltissimo questa visita in cui mettiamo in luce il restauro che abbiamo fatto, questo grosso lavoro che è durato un anno, ma che ci dà ora grandi soddisfazioni.